Facciamo la pillola. Pillola blu o pillola rossa? Votazioni. Voto sì, voto no. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più. Professor Malanga, dunque, ci avviciniamo alle votazioni, alle elezioni. E votiamo sì, votiamo o non votiamo? Lei ha una maglietta rossa, non è? Mi mette un po' qualche sospetto, oppure no? No, è un caso assolutamente. Analizziamo il problema molto semplicemente da un punto di vista coscienziale. Che cosa ci direbbe la coscienza? La coscienza ci direbbe che non dobbiamo fare lo stesso errore che abbiamo già fatto in passato, quindi dobbiamo fare qualcosa di diverso. E qual è l'obiettivo che un elettore, un cittadino italiano si pone in questo momento? Credo che siano tutti d'accordo, destra, sinistra, alti, bassi, cacciare quelli che ci sono. Su questo credo che non ci sia nessun dubbio. Quelli che non sono al governo sicuramente vogliono mandare via quelli che ci sono. Sostanzialmente quelli che ci sono tutti da una parte perché non esiste un controcanto, non esiste un'obiezione. Non c'è, la Meloni ha fatto una finta serie di azioni che hanno fatto credere a qualcuno che il suo partito potesse essere all'opposizione, ma la Meloni è la più draghista che c'è in questo momento. Quindi mi sembra chiaro che bisogna eliminare le persone che ci sono. Anche quei poveracci che sono rimasti, ai miei tempi li chiamavano trinariciuti del PD, perché trinariciuti? È una cosa tecnica e scientifica, perché avere tre narici e una piazzata qua, quando te respiri ti si raffredda la ghiandola pineale e quindi te non capisci più niente. Quindi da quel punto di vista lì, sono quelli che tecnicamente sono ancora legati all'idea che bisogna votare, ma soprattutto è da 30 anni che votano tappandosi il naso. Ecco, io direi a queste persone: smettetela di tapparvi il naso e fate un'altra cosa. Detto questo, e quindi dove si vede, si capisce che anche quelli poverini che vanno a votare non hanno nessuna voglia di andare a votare perché sanno che andare a votare non serve a niente. Bene, questo indica che tutti gli italiani sono sostanzialmente d'accordo nel non andare a votare. Chi rimane? È facile. Quelli che sono in Parlamento, oppure quelli che vogliono entrare in Parlamento. Perché? Perché quelli che sono in Parlamento non se ne vogliono andare. Chi rimolla 17.000 euro al mese? Quelli Certo. che vogliono entrare in Parlamento hanno un problema, un grave conflitto di interessi. Avete visto il conflitto di interessi di Toscano? Della Saracunial, di Paragone, che sono diventati nell'ultimo mese sempre più aggressivi. E qual è il loro conflitto di interessi? Loro dicono che bisogna andare a votare. Non lo possono dire. Loro sono in conflitto di interessi. È chiaro che non ci si può aspettare da un Paragone, o da un Toscano o da una Cunial che ci dicano a noi non votate, perché loro allora non esisterebbero, non andrebbero dove devono andare, con l'idea di cambiare le cose dall'interno. Ma quando mai? Le cose si cambiano dall'esterno, no dall'interno, perché se sei entrato all'interno e ti hanno permesso di entrare all'interno, vuol dire che te ormai sei dentro quel sistema che non potrà mai più essere modificato da te. Quindi il conflitto di interessi è gigantesco. Loro non possono dire andate a votare. Addirittura la Cunial l'altro giorno ha detto andate a votare per chi vi pare, basta che andiate a votare. Questa è una frase che dicevano quelli del PD già diversi anni fa. Perché? Perché andare a votare vuol dire in questo contesto storico riprodurre esattamente lo status de facto che c'è sempre stato. Se c'è chi vince, non è importante che io vinca, basta che io sia all'opposizione. Se c'è qualcuno che vince, io ho vinto lo stesso perché sono all'opposizione e me danno sempre 17.000 euro al mese. Poi Certo. posso promettere quello che mi pare, ma quello che mi pare non verrà mai esaudito. E questo lo insegna la storia.
Perché il Movimento 5 Stelle non vuole che noi impariamo la storia? Perché vuole eliminare lo studio della storia come voleva Licio Gelli dai programmi scolastici? Perché se ci si ricorda come è andato in passato, un Movimento 5 Stelle non lo vota più nessuno. I trucchetti che fa sostanzialmente la massoneria, cioè quella di creare nuovi partiti che più o meno consciamente, più o meno inconsciamente, sanno di essere pilotati dalla stessa massoneria che ha pilotato gli altri. Credere ancora che questo giochino della dualità, cacciamo i cattivi e ci mettiamo i buoni, non ha senso da un punto di vista coscienziale, perché non esistono i buoni e i cattivi, non esistono sulla faccia della terra. Questo è qualcosa che è il cattivo insegnamento del cattolicesimo italiano. Questo va detto sostanzialmente. Conflitto di interessi nei nuovi partiti. Ma come si fa? Come BioBlu, come Toscano, che hanno delle televisioni, sono televisioni. E chi è all'interno di una televisione non può candidarsi. Se 5 minuti prima ha detto Berlusconi ha un conflitto di interessi, aveva un conflitto di interessi, c'aveva 7 canali televisivi. Come? Te ce n'hai uno e non ti ricordi più che hai criticato Berlusconi fino a 5 minuti fa? Te sei proprio quello che non si deve candidare. Te sei quello che deve continuare a fare il giornalista. Lo fai bene, sei bravo, sei colto, bravo, però non puoi entrare in politica. E poi il clou dello spettacolo, questi si sono autocandidati. Ma in democrazia vieni candidato, non ti autocandidi. Possibile che la gente non capisca il trucco. Domani mattina io mi autocandido e dico agli italiani votate per me. Non si fa così. In democrazia sono gli italiani che dicono noi ci fidiamo di te, vai te a governare al posto nostro. Quindi tutte queste persone che si sono autocandidate non hanno la più pallida idea di cosa sia la democrazia. Altro che Movimento 5 Stelle. Qui sarà il Movimento 6, 7, 8, 10 stalle. Questo è un motivo fondamentale. E il non andare a votare, che cosa produce? È semplice. Produce il fatto che la gente comprenderà che il partito di maggioranza assoluta in Italia sarà fatto dai non votanti. In quell'istante i non votanti sceglieranno un capo che li dovrà rappresentare al governo. E il governo dovrà ubbidire alla maggioranza perché in democrazia si fa così. Siccome il governo non vorrà ubbidire alla maggioranza, cioè al partito dei non votanti, che subito dopo le elezioni si è strutturato, ecco che il governo metterà i carri armati per la strada. Così anche quegli altri 4 cretini che non hanno ancora capito, capiranno che qui la democrazia non c'è mai stata. E è qualche cosa che il cretino deve fare. Anche chi vuole andare a votare, io dico, mica non ci andare. Credi ancora nelle favole? Vai a votare. Passa attraverso l'esperienza di essere preso per il culo per l'ennesima volta. La devi fare l'esperienza. Poi ne riparliamo. Ma ti Quindi, chiedo. dal mio punto di vista, no, votare no, ma No. votare no vuol dire non votare sì, cioè contare tutti gli italiani che hanno deciso che l'Italia deve essere ricostituita da una nuova assemblea costituente, come dice Scheusa sostanzialmente, come dice, credo, l'avvocato Fusillo. Io penso che è il momento di fare qualcosa di specifico, dove chi non vota sa esattamente perché non ha votato. Io, per esempio, lo so, io non voto perché. Uno, voglio eliminare la massoneria dalla faccia della terra. Due, voglio eliminare gli americani dal suolo italiano. Tre, voglio fare in modo che le scuole in Italia siano veramente scuole che insegnino qualcosa e non delle cretinate come sono quelle di oggi. Quattro, convertire le forze armate in servizio civile, in protezione civile. Così ci liberiamo immediatamente di tutte le tipologie di guerre che ci tocca sopportare perché qualcuno ha detto che noi dobbiamo fare la guerra a qualcun altro. In Certo. 5 minuti la mafia, tutti i soldi che ha la mafia, che noi conosciamo perfettamente,
eliminati per pagare il debito che l'Italia ha con l'estero. Cosa credete? Che l'estero vuole che noi si paghi il debito? No, l'estero vuole che noi si rimanga debitori per sempre. Ecco, e noi facciamo il contrario, uscendo subito dall'Europa e subito dalla NATO. Questo è quello che vogliono i non votanti. Altro che partitini. Ma che percentuale di non votanti bisogna raggiungere proprio per far crollare il sistema? Più o meno. Questo dipenderà dalla consapevolezza dei non votanti, dalla qualità dei non votanti, La qualità. non dalla quantità. Secondo Andreotti, che di queste cose se ne intendeva, il numero è il 60%. Lo vede abbastanza realista. Vicino. Ok, bene. E ultima battuta, vogliamo dire qualcosa su questa assurda guerra che ci vede ovviamente una pedina in mano a Bisogna, ci sono delle cose che la gente ha compreso e delle cose che secondo me la gente non ha compreso. Dividiamole in due. Le cose che la gente ha compreso sono: gli americani vogliono distruggere l'Europa. Questo discorso io l'avevo fatto circa 4-5 anni fa in alcune interviste che avevo fatto. Avevo anche spiegato come sarebbe andata. Sì, Ci sono nella rete, uno se le può ritrovare. Questo vero, credo che l'abbiano capito tutti. Gli americani buoni e i russi cattivi non esistono. Gli americani sono figli di buona donna. I nostri governanti, che in questo istante stanno seguendo una politica filo americana, sono praticamente in un francesismo si direbbe leccaculo della politica americana. Questo l'hanno capito tutti. Quello che non hanno capito è che per forza dire che gli americani non sono positivi nei nostri confronti non vuol dire che i russi siano positivi o negativi, perché questo è un concetto duale, no? E ci metterebbe nelle condizioni sbagliate, poco coscienziali, di stabilire che qualcuno secondo noi ha ragione e qualcuno secondo noi ha torto. Secondo il mio modesto punto di vista, in questo contesto hanno torto tutti e due, sia i russi che gli americani. Gli americani perché hanno questa politica espansionistica che vuole sostanzialmente distruggere l'Europa per problemi economici, perché noi eravamo molto più competitivi sul mercato cinese e sul mercato indiano. Quindi bisognava fare in modo che l'Europa, insomma, non ci investisse nessuno in Europa. E l'unico modo per non far investire gli investitori stranieri in Europa è dire che l'Europa è un territorio di guerra. Così nessuno investe in Europa. E per fare questo ci si mette d'accordo con i russi. Si fa una finta guerra, che però è anche vera sotto certi punti di vista, in cui i russi si prenderanno il mercato indiano, come sta succedendo col gas, e gli americani si sarebbero presi il mercato cinese. Banale, agli americani gli è andata peggio perché i russi si sono presi il mercato cinese e il mercato indiano. È questo il vero problema che Biden, che non mi sembra una persona estremamente intelligente, oggi deve risolvere il suo problema. Questo è l'aspetto fondamentale. Quindi la cosa che noi dobbiamo fare è tornare ad essere la terza potenza mondiale. Lo sapete che noi siamo la terza potenza mondiale che ha messo satelliti in orbita, gli americani, i russi e gli italiani, col generale Broglio, illo tempore, anni 60-70, dalla piattaforma di Malindi, se non mi ricordo male. Questa la gente se l'è dimenticato. Gli americani hanno visto, gli inglesi, i servizi segreti hanno visto che noi diventavamo la vera e propria terza potenza mondiale e hanno fatto di tutto per farci fallire. Ora, se gli italiani questa cosa non se ne sono ancora accorti, sarà bene che se ne accorgano, se no questo inverno staremo al freddo. Non è il problema di stare al freddo perché c'è poco caldo fuori. Il problema è di stare al freddo perché la coscienza non ti scalda più. E questo è un altro paio di maniche. Grazie, grazie professore. Con questo concludiamo. Grazie per queste informazioni. A presto, arrivederci. Grazie, prof.